Buongiorno dal TG2000, cominceranno nel pomeriggio le consultazioni alla Camera di Mario Draghi con le forze politiche per formare un nuovo governo, ma per il presidente incaricato la strada sembra in salita, per il momento la maggioranza non c'è. Ottima performance ieri di Piazza Affari, l'effetto Draghi ha fatto brillare la borsa di Milano. Stamani si prospetta un'apertura contrastata per i mercati europei, anche nella seduta di oggi l'attenzione sarà concentrata sull'Italia. Nel nostro paese cresce lievemente il contagio da coronavirus ed il tasso di positività. In 24 ore le vittime sono state 476, mentre calano i malati in terapia intensiva e i ricoverati con sintomi. Via libera dell'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, agli anticorpi monoclonali, rimodulato il piano vaccinale. Da lunedì si parte anche con insegnanti, forze dell'ordine e detenuti. Agli under 55 di queste categorie verrà somministrato il farmaco di AstraZeneca. L'obiettivo è immunizzare altri 7 milioni di persone entro aprile. Più dosi alle regioni con più anziani. E l'Unione Europea potrebbe aiutare a produrre il vaccino russo contro il coronavirus Sputnik V. La Spagna apre al farmaco, mentre Mosca contatta un'azienda tedesca per discutere l'ipotesi di una produzione congiunta. Mentre il vecchio continente è alle prese con la complessa distribuzione di vaccini occidentali, lo Sputnik si conquista così un posto anche fuori dall'Europa. E dopo il golpe di Stato militare, la Chiesa birmana chiede la liberazione dei prigionieri. La pace è possibile, scrive il cardinale Charles Maung Bo, arcivescovo di Yangon e presidente dei Vescovi del Myanmar. La pace è l'unica via e la democrazia è la luce che illumina questo percorso. La leader Aung San Suu Kyi rischia 2 anni di carcere per possesso illegale di walkie-talkie. È in corso dall'alba un'operazione antidroga che ha portato all'arresto di 12 persone coinvolte in un traffico internazionale di 450 kg di cocaina importata dal Sud America. Impegnati uomini della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, arresti e perquisizioni nelle province di Vicenza, Reggio Calabria e Trento, confiscati denaro, beni mobili ed immobili per un valore di circa 246.000 euro. Lo spettacolo ai Golden Globe, in attesa delle nomination agli Oscar, l'Italia spera con la vita davanti a sé. La protagonista è Sofia Loren, ma il candidato è il regista suo figlio Edoardo Ponti. Per la musica la nomination è arrivata anche per Laura Pausini. Ed è tutto, grazie per averci seguito. Il TG2000 torna alle 12, vi lascio alla Santa Messa. Buona giornata.